Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse a motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha d'avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'era chi era incapace a sognare, chi sognava già. Sì. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Se per caso vi state domandando che tipo di set sia questo, sentite in sottofondo clacson, corvi, treni che passano tipo anni 30, è perché siamo in un'oasi nel centro della città, che è una delle più caotiche del mondo. E se per caso vi state domandando perché Ale ha questo look un po' così contemporaneo Bollywood, è che qui, in questo posto magnifico, c'è un stilista dei capelli tibetano che ha seguito i propri genitori a Dharmashala, dove ci sono in esilio il Dalai Lama e gli altri, e adesso lavora un pochino col jet set e Bollywood. Ha visto Alessandro Del Piero, idolo di lunga data, e Alessandro ha commesso, credo, l'errore di dirgli fai come credi. Tanto premesso, ho letto una tua intervista recentemente molto bella, devo dire, su 11, dove si rimedita un po' il calcio, e prima di farti la prima domanda volevo cercare di recuperare il tuo manifesto comportamentale della tua vita, ovvero sia attenzione a pensare che i timidi siano dei deboli. Da ex timido o timido pentito, qualsiasi cosa tu sia adesso, cosa ne pensi? Penso che non sono né un ex timido né un ex pentito timido o pentito timido, è della mia vita, insomma, quindi ho iniziato da piccolo a essere così, continuo ad esserlo per molti aspetti. Il calcio prima di tutto mi ha fatto maturare, secondo me, anche altre prese di posizione, altri pensieri, altri discorsi, e mi ha messo di fronte a delle prove che dovevo superare, però tutto nasce quando sono piccolino, insomma, lì che si forma tutto, insomma, il carattere penso che più o meno un po' ce l'abbiamo finita. Cioè, quindi vuoi dire che il piccolo Ale era timido finché non si cominciava a giocare e poi diceva adesso venite sul mio campo, adesso vi faccio vedere che il timido è il vostro papà? Beh sì, sì, questa timidezza poi mi portava ad essere, non dico, ad essere un po' così, ad essere quello, il più piccolo. Sono sempre stato il più piccolo della compagnia, sono sempre stato il più magro, sono sempre stato il più differente in quel senso. E quindi la timidezza magari cresceva di più, no? Però c'era questa consapevolezza che poi se c'è da giocare a pallone, ecco, arriva il timido. Ecco.
passiamo alle domande, diciamo così, più tradizionali. Vorrei iniziare da un discorso che credo ti stia particolarmente a cuore, dell'argomento della fedeltà. Premesso che credo che tu sia ancora in blackout di parole per descrivere quel pomeriggio del mese di maggio del 2012, non mi sorprenderei non arrivassero proprio mai. È inspiegabile, cioè ogni volta che anche mi viene posta questa domanda cerco di dare delle risposte diverse, poi ritorno sempre sugli stessi argomenti, ma in definitiva la spontaneità di quello che è nato in quel momento dell'applauso, della mia camminata, non puoi spiegare, cioè qualcosa che poi credo che tutti in quel momento, per una sinergia quasi cosmica, no? Cioè noi che rivinciamo lo scudetto, io che comunque tutti sanno che me ne vado, lo festeggiamo in casa, lo stadio nuovo, cioè ci sono state una miriade di situazioni. Mi permetto una piccola divagazione, cosa vi siete detti prima della giocata più importante, credo, delle ultime giornate, cioè la tua punizione con la Lazio quando quella partita era 1-1 scritto e avrebbe inciso molto, credo, sull'esito di quel campionato. Hai detto a me, la tiro io, perché c'era anche Andrea che poteva calciarla, intesa come Pirlo. Sì, sì, è andata così. Andrea si è sempre dimostrato anche su queste cose grande. Ho detto vai Ale. E poi automaticamente, siccome conosciamo il mestiere, lui mi ha dato tra virgolette una mano, la barriera, fai, gira, cioè io sono rimasto lì sul pezzo, come si suol dire, e ho cercato di capire come poteva entrare quella palla. E allora facciamo questo piccolo passo indietro, che in realtà è un passo avanti, qualche settimana più tardi. Non credo che soltanto i tifosi della Juventus siano rimasti colpiti da questa celebrazione spontanea, come la chiama lui. Proviamo un tentativo di analisi. Io la butto sulla fedeltà, ovvero sia, magari non sei stato il giocatore più amato dai suoi allenatori, magari non sei stato il giocatore della Juve più amato dalla stampa, ma i tifosi, quelli che danno il giudizio che probabilmente ai giocatori interessa di più, alla fine di questo percorso hanno detto grazie. 19 anni con una e una sola maglia, anche se tecnicamente parlando è un gol da professionista al Padova, che com'è stato? Ho detto, già che ci siamo. È stato un diagonale di destra. Un diagonale di destra, certo. Ma diciamo che la tua storia è juventina, è la fedeltà che ha generato tutto questo? Anche, non solo quello. Di sicuro le storie come la mia ce ne sono attualmente molto poche ed sarà sempre più difficile che troveremo storie così con il calcio che cambia, ma questo non deve essere una critica necessariamente. Credo che invece si debbano esaltare storie come queste. Io ne vado orgogliosissimo, sono strafelice di aver passato ogni momento, anche perché molti dei miei momenti onestamente sono stati momenti bellissimi, no? E quindi la fedeltà sì, ma credo anche come la coerenza, credo la determinazione, credo esserci stato in tanti momenti, insomma io ricordo tutto della Juventus in maniera sempre col sorriso e voglio che sia così, non permetto a nessuno che cambi questa figura, perché sarebbe irrispettoso nei confronti miei, nei confronti di chi ha vissuto quel periodo, con tutto quello che c'è stato in quel periodo, anche in momenti magari bui o difficili. Ma in quel momento ti sei sentito quello che si dice di Carlito Steve, il giocatore del popolo? Cioè che il vero giudizio è quello che mi date voi, io ho la sensazione di questo rapporto che nessuno possa realmente inficiarlo. Ma sai, c'è un rapporto che quando scendi in campo è inevitabile, che è quello con i tifosi, che siano contro, a favore, eccetera. Un po' come accadeva all'epoca nelle arene con i gladiatori, insomma, certo, che avevano di fronte la sfida, ma che poi ricevevano l'applauso e il voglio non addentrarmi in cose magari troppo complicate per me, però no, ci siamo capiti. Siamo, no? Qua a posto. E quello è un rapporto che è unico, insomma. Quello è unico, è la sensazione. Io poi ringrazio per forza, cioè questi sono momenti unici e sono spontanei, non sono determinati da nessuna situazione esterna e quello è una bellezza che va oltre a tutto. Però almeno sappiamo che dovevi andare in prestito al Parma, che quindi avremmo avuto subito un'interruzione di continuità e che poi non so per quale motivo non sei andato in porto. Beh sì, dovevo andare dopo il primo anno di Juve, dopo aver fatto già l'esordio e i 3 gol al Parma. E quindi succede che quell'estate facciamo un viaggio a Parma a vedere il figlio di Tanzi,
si parla già di cifre possibili, del mio possibile arrivo. Nel viaggio di ritorno a Torino poi viene tutto stoppato, perché parte della trattativa era coinvolto anche Dino Baggio, che all'epoca era ai mondiali, e quindi poi andò in porto la sua, non andò in porto la mia. Poi in realtà io ero talmente giovane, ero talmente giovane e lo sono tuttora, per capire che cosa realmente è successo. Okay, no? Okay. Ma poi nei successivi 17 anni c'è stato almeno un momento in cui hai avuto la sensazione che poteva finire lì, invece che con una fine naturale come è successo? Beh sì, credo che, l'ho anche magari anticipato un po', credo che il 2006 sia un anno in quel senso decisivo. Si arriva alla fine di 2 anni con Cappello, che sono stati sicuramente non facili e nuovi per me, dove però ho avuto un rendimento altissimo nonostante tutto, ero stato chiamato a una nuova prova e ero felice di averla superata così. Però quei 2 anni potevano far pensare a tutti, non solo a me, che probabilmente era giusto cominciare a pensare se era il caso di continuare oppure no. Però poi, nel fine di quei 2 anni, è successo qualcosina che ha cambiato un po' le carte in tavola. Non è che, visto che ci troviamo anche in un luogo, diciamo, atipico, dove penso non credevi di dover passare a festeggiare un compleanno fondamentale della tua vita, ma è proprio il bello che più facciamo i piani, più la vita va per conto suo. Sì, è vero. Però quest'idea del viaggio comincia a preoccuparti nel senso positivo del termine, ovvero sia, non dico che tu abbia già contratto quella tremenda sindrome che si chiama obbrobrio del domicilio, di cui io sono vittima da tempo, ma quando si comincia a viaggiare poi si può smettere? O sei esattamente in quel periodo in cui sei entrata in questo mondo di vedere sempre cose nuove, conoscere persone? Io ci sono dentro da sempre. Ma ci sei dentro da sempre? Se rifletto un po' quello che è stato la mia infanzia, già il pensare di sognare di diventare calciatore, no? Di andare a giocare alla Juve, di affrontare un mondiale chissà in quale paese del mondo, già questo per me significa viaggiare, viaggiare con la fantasia, viaggiare con i sogni. Poi sono arrivati dei viaggi nella mia vita, cioè il viaggio San Vendemiano-Padova di 30 anni fa, 27 per esattezza, era un viaggio devastante, lunghissimo, cioè stiamo parlando di 77 chilometri. E per transiberiana. Noi, sì, è una roba pazzesca, no? Poi una volta che ti abitui a questo, arriva un altro viaggio enorme, 18 anni, che è San Vendemiano barra Padova, Torino, 5 ore di macchina, stiamo scherzando, cioè roba che mai fatta in vita mia. E poi è arrivato Sydney. Poi non volevi fare il camionista. Sì, quello poi in realtà è... sì, è sempre quel famoso tema, cioè quando la maestra mi chiede: descrivete il lavoro che vorreste fare da grandi, e io spontaneamente avevo voluto scrivere calciatore, dico, cioè, però poi penso non è calciatore, cioè calciatore non è un lavoro, non lo può essere. Allora comincio a pensare a quelli che realmente potrebbero essere i miei lavori, non sono neanche convinto di, però dico vabbè, che cosa mi piace fare? L'elettricista, mio padre fa l'elettricista, metto l'elettricista. Poi dico, cos'è che mi piace tanto? Mi piace mangiare. Allora dico, faccio il cuoco. Fai il cuoco per quello? Eh sì, perché se io imparo a cucinare, certo, inevitabilmente fatto. Mi cucino quello che voglio, quando voglio, e per cui soddisfo questa mia esigenza. E l'altra e ultima, poi un filino magari anche più ragionata, è il camionista. Il camionista perché... Mi piaceva già all'epoca pensare di andare a viaggiare in diversi posti. E quindi ci sono queste situazioni che si ripetono, no? Correggimi se sbaglio. Io sono uno di quelli che qualche volta negli ultimi 2 anni, vedendo una tua partita, ha detto: dai Ale, smetti, ti prego. Dai, Ale, finiamo qua. Ma poi mi sono corretto nella mia mente, e ti chiedo veramente di correggermi se non è così, dicendo che a questo punto è completamente inutile fare una valutazione sul calciatore, che ormai è soprasseduto dall'uomo. Dal mio punto di vista, per la mia formazione, il viaggio verso Torino e da Torino
è la tua transiberiana, ma a mio modo di vedere è più profondo, più ampio, più imprevedibile il viaggio del figlio dell'elettricista di San Vindimiano sino a diventare il primo ambasciatore non asiatico della prossima Coppa d'Asia. Questo, secondo me, è una parabola ancora più lunga, ancora più impressionante umanamente. Quindi oggi che tu stia calciando più o meno bene la palla, premesso che calci meglio il sinistro adesso che nei tuoi giorni migliori, secondo me forse è decisamente tanto. Penso che sia un po' limitativo, veramente, correggimi se sbaglio, è una mia impressione. No, non sbagli, cioè dal dopo Juventus è iniziato un viaggio totalmente nuovo e diverso, inaspettato per me, completamente inaspettato, sia per dove sono andato, per dove sono e probabilmente anche per dove andrò, perché per quanto uno possa pianificare, alla fine, cioè, più pianifichi e più vieni sorpreso, no? È chiaro. Che... E quindi è un viaggio che va oltre, un viaggio che probabilmente mi permetterà anche di capire cosa dovrò fare da quel giorno in poi, no? Per quel giorno intendo... Sogni preoccupata? Il giorno... No. No? È una viaggiatrice anche lei, teoricamente. Sì, 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 sì. Anche lei è una viaggiatrice. Noi siamo sempre stati viaggiatori nelle nostre vacanze e lo continuiamo a essere anche nella vita. Ti chiedo il permesso di tornare all'elettricista di San Vindimiano perché la trovo una personalità affascinante. Io mi sono accorto dopo la morte di mio padre, che non ho mai sognato in vita, che lo sogno continuamente, che io voglia o non voglia mi accorgo di quante cose faccio, penso, vorrei fare, vorrei pensare, passino attraverso di lui. A qualche anno di distanza credo che tu abbia metabolizzato il fatto di non avere tuo padre più. Quanto c'è di lui nei tuoi comportamenti e quanto stanno arrivando con la seconda onda e non con la prima? Beh, sei fortunato, perché io l'ho sognato solo due volte e veramente per pochissimo tempo. Per cui mi piacerebbe essere in una posizione come la tua, mi piacerebbe capire anche dai sogni qualcosa in più, perché il nostro rapporto è stato un rapporto stranissimo. Mio padre era un uomo di pochissime parole, un gran lavoratore, e come te oggi mi ritrovo ad avere un continuo esempio in quello che è la mia vita, di quelle che sono state scelte sue, scelte fatte con il silenzio, comportamenti fatti con il silenzio, che sono di uno spessore oltre a qualsiasi persona che abbia conosciuto. Ed è, c'è un foglio in un armadio di casa mia dove ci sono scritte 20 cose, no? Cosa succede quando c'hai 10 anni, cosa succede quando c'hai 15, 20, eccetera. E a me succede sistematicamente quello, cioè succede che finché c'era mio padre in vita non ho mai avuto l'opportunità, la timidezza c'è di mezzo, i viaggi ci sono di mezzo, di condividere con lui, di essere più partecipe con lui, anche da parte mia, no? E da parte di entrambi, poi, onestamente. E oggi invece, oggi me lo ritrovo spesso. Alla fine, riflettendo su questo, quello che è il mio pensiero è che si può semplificare in questo, cioè mi auguro che i miei figli, quando avranno 40 anni o magari anche prima, pensino esattamente di me quello che io penso di mio padre. Quindi c'è un po' di le cose che non ti ho mai detto che tu avresti voluto dire a tuo padre in vita. Ma ce n'è una marea. No, ma posso capire questo. Ma tu sei pronto a fare il padre a tempo pieno? Ho detto che Ibra è pronto ed è ancora, scusami, uno dei 4-5 più determinanti, allora tu sarai prontissimo. Sì, a me piace. Piace? A me piace un sacco. Piace un sacco e infatti oggi mi mancano tanto. Andiamo a un'altra persona determinante della tua vita, però non è un essere umano, lo è soltanto metaforicamente. Penso che tu e Andrea Agnelli siate innamorati della stessa donna, che è una signora attempata, gobba per di più, ma di un fascino ovviamente fuori dal comune. Sì, un pochino è... L'amiamo tutte e due, guarda, piuttosto è tua, ma non farle del male, cioè che la Juventus sia più importante anche di quelli che l'hanno vissuto o addirittura di chi sia stato proprietario. E pensandolo mi è venuto in mente, ma due brillanti quarantenni nei loro rispettivi momenti della vita, una boccia di quello che piace a me, un soritildin della Gaia, due perché ve le potete permettere, così facciamo seratona, dirvi le cose come stanno, ammesso che non l'abbiate già fatto, perché allora non ti faccio più domande sull'argomento. Ma guarda, hai detto bene, siamo innamorati della stessa cosa e questo ci porta ad avere un rispetto enorme nei confronti di essa. E la ricordiamo, la viviamo,
lui in prima persona in questo momento in maniera importante. Io ho un viaggio diverso in questo momento, me lo voglio godere, ma con il cuore indubbiamente sono a strisce bianco-nere, no? Però adesso che mi rispondi così, dove chiaramente è ancora un non risolto, vuol dire che quella conversazione col sorriso il Dimmi sa che non l'avete ancora fatta. No, non l'abbiamo fatta. Non l'avete ancora fatta. Allora però riprendo un contesto di questo tipo, ti faccio un esempio. Beppe Bergomi, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero. Tre grandi capitani di lunghissimo corso che hanno smesso anche tardi nella loro carriera, che è iniziata prestissimo, tutte e tre avete iniziato a essere protagonisti abbondantemente sotto i 20 anni. E tre storie non risolte bene, tu sei l'ultimo quindi fai ancora in tempo, gli altri due ormai si vede chiaramente che ne soffrono, perché i rapporti tra la loro squadra di sempre sono o nulli o controversi. Come si diventa scomodi nel calcio italiano, Alessandro Del Piero? Beh, non so se lo fai la persona adatta a questa domanda. No, dai, sto scherzando. Io credo che indipendentemente da questo, innanzitutto c'è una grande verità, che quando uno pensa, se io penso a Beppe Bergomi, se io penso a Paolo Maldini, penso a Inter e penso a Milan. Questo è inscindibile, è così, lo rimarrà per sempre. Quindi per assurdo non hanno bisogno di riconfermarsi in quella società. Certo, se uno si sofferma a pensare a quello che accade all'estero, suona molto strano, questo è vero. E mi auguro per loro, come potrà essere per me per il futuro, io la porta magari, è ancora diversa la mia situazione dalla loro, no? Mi auguro che per loro si possa definitivamente sposare questa cosa, però non ce n'è bisogno. Loro sono per i loro tifosi qualcosa di incredibilmente grande, nero azzurro, rosso nero, e così è. Delle volte, sai, le storie d'amore si chiudono tragicamente, come i matrimoni, come tante situazioni dove o è bianco o è nero. Siamo cascati sui due colori giusti. No, d'accordo, ma non è che poi arriva un punto in cui le società temono che i due giocatori che hanno avuto un'adesione del loro pubblico assoluta, cioè giocatori che, come è successo nel caso di Paolo. Paolo ha giocato per il Milan tutte le partite al 100%. Paolo non ha fatto un secondo della sua vita in cui non giocava forte. E tu, in un ruolo diverso, secondo me, comparabilmente. Non è che è paura che una società ha paura che voi abbiate magari troppo ascendente, che possiate permettervi di derogare per una volta, per il vostro passato, alla linea societaria e come tale diventare scomodi? Può essere, ma è chiaro che può essere così, altrimenti certe situazioni magari si fa fatica anche a spiegare, no? Io invece credo che persone come Paolo, come Beppe, o chi spende così tanto tempo in una società ne diventa proprio parte di essa e vuole solamente il suo bene, e quindi ha le qualità umane e magari quelle tecniche diventano con il tempo, studiando anche un lavoro differente, ha tutte le qualità per poter diventare qualcosa di incredibilmente bello ancora una volta per la propria società. Quando tu torni indietro, però il tuo inglese ormai sarà impeccabile, comunque un ruolo manageriale ci può stare. No, non devi rispondere. No, non sei tenuto a rispondere. Il mio inglese impeccabile bisogna dire. Beh, abbiamo ancora parecchi anni, no? Ok, ecco, perfetto. Una parola che né tu né io credo abbiamo particolarmente, che viene dal greco, politica. Però c'è una politica sportiva e c'è una politica in senso ampio. Due o tre brevi passaggi. Se sei stato il giocatore del popolo, ed può darsi sia anche vero, anzi credo proprio che sia vero, se questa tua coerenza, che mi sembra di tutte le tue doti umane la principale, hanno un senso, assumiamo che succeda questo. L'Italia si sta ridiscutendo dal punto di vista istituzionale e prima o poi potrebbe venire fuori il Ministero dello Sport. Un politico che tu trovi confacente a te ti fa una proposta. Signor Del Piero, verrebbe a fare il ministro dello sport per il mio governo, portafoglio immagino limitato, a me se non concesso che questo mai possa succedere, il ministro Alessandro Del Piero con potere propositivo e decisionale, che cosa penserebbe dello sport italiano del momento? Mi piacerebbe che lo sport avesse un ruolo più importante nella vita di tutti i giorni, e quindi nelle scuole, e quindi che la filosofia sportiva fosse migliorata e potesse migliorare anche tramite un'educazione diversa. Questo mi piacerebbe, quello sì. E che si potesse in qualche modo lavorare più d'insieme,
Due anni di cultura anglosassone in Australia te l'hanno fatto vedere in un modo diverso? Eh sì. Tanto, eh? Sì, sì. Sì, perché quando, quando sei dentro, non è una critica, ma quando sei dentro, ce l'ho dentro anch'io, non le vedi con gli stessi occhi le cose. Quando sei fuori, forse hai anche più tempo di riflettere. Voglio fare un'incursione nella tua anima basketara che sta piuttosto forte. Michael Jordan, quasi unanimemente definito il più grande giocatore di tutti i tempi, anche se non so se tu lo pensi, lo pensi? Sì, lo penso. Aveva una clausola fantastica nel suo contratto, una clausola che secondo me lo definisce quasi più delle sue prodezze personali e di squadra. La clausola Love of the Game. Chiedeva ai Chicago Bulls di poter giocare quando lo riteneva opportuno e sapeva lui come amministrarsi. Io penso che tu abbia una tua piccola clausola Love of the Game, cioè che ho conosciuto dei giocatori che mi hanno detto: guarda, io vado a lavorare, mi faccio la barba la mattina, piglio la macchina, vado all'allenamento, torno indietro, mi amministro, sono un professionista, ma non è che questo gioco mi entusiasmi così tanto. E invece tu, secondo me, sei proprio uno da clausola Love of the Game. Senza ombra di dubbio, ma non c'è neanche da pensarci, ma non perché gioco ancora 40 anni, perché quando gioco è come gioco, è quello il discorso, è come mi arrabbio, gioisco, esulto, faccio, tiro, la partecipazione che c'è, la voglia che c'è nel migliorarsi, la voglia che c'è nell'allenarsi. Se dovesse mancarmi questa, oggi smetterei oggi. Ecco appunto, proprio il verbo giusto. Quindi chi ha la clausola Love of the Game nel suo contratto ideale con lo sport decide lui quando smette. Decide lui quando smette. Questo è fondamentale e sarà uno dei quei più complicate persone che arriveranno a quel momento. Adesso vorrei passare a un'altra parte delle tue tante sfaccettature. Io per la prima volta ho visto Alessandro Del Piero allenarsi un paio di sere fa. Attenzione, l'allenamento della Dynamo non è che sia propriamente un trattato di calcio. Hanno un esercizio che fanno in tanti, è lunga avanti, corta indietro, palla sull'esterno, i due che hanno iniziato l'azione riempiono l'area, l'esterno deve crossare. Piccolo inciso, l'esterno indiano del Dynamo normalmente di prima non calcia mai, perché ha paura, penso che abbia una sensazione di oddio e dove la mando, quindi controlla uno o due volte, poi la mette in mezzo. In 25 minuti di esercizio non hanno mai messo la stessa palla in mezzo, mai. No. Mai. A parte che questo è un bene, perché così esatto, ti alleni questo sì che è un allenamento diverse. Vorrei dirvi questo. Questo signore qua, due o tre volte, ha fatto delle robe che mi hanno lasciato particolarmente colpito. Il cross era quasi sempre sporco e non sul ritmo del passo dell'attaccante. Due o tre volte l'ho visto controllarla di spalla sulla corsa e mettersi nella condizione poi di calciare al volo, oppure alto controllo, ammorbidita col petto, rovesciata. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma quali calci di punizione? La coordinazione è la base dei tuoi successi. Non ci avevo mai fatto realmente così tanto caso. Poi mi è venuta in mente la nefasta rovesciata col gol di Trezeguet, ultima partita che mio padre ha visto San Siro, grazie, volevo dirti grazie. È quella la chiave dei tuoi successi sportivi dal punto di vista fisico? Questa coordinazione è quasi fuori dall'ordinario? Credo di sì, perché lo è sempre stata nel corso, fin da quando ero piccolo, e ci ho sempre, me la sono sempre tenuta molto, molto con me, custodita, cioè me ne rendevo conto che era una cosa che quando mi diceva ma tu lo sai già fare, sì. Beh, quindi ti senti bravo, bello, no? Ma poi in realtà è una qualità che hai e magari non ne hai altre. Quindi sì, anche se poi si ritorna al Love of the Game, che è la chiave di tutto. Una volta ho pensato, ci sarà una cosa che in un giocatore del genere gli permette improvvisamente durante la partita di cambiare il proprio passo, cioè di essere più pronto, più mentalmente aggressivo, non lo so, cose di questo genere. Però adesso ormai, alla fine del tuo percorso agonistico, mi è venuto in mente che invece probabilmente è proprio il contrario. La parola Zen viene dal sanscrito, quindi da qua, Dhyana, che poi segue il percorso del buddismo, arriva fino in fondo al tuo e comunemente amato Giappone, e la loro base emozionale è l'assenza di pensiero, cioè l'assenza di pensiero ci fa rendere di più,
È così anche per te? Cioè le cose migliori le hai fatte senza accorgerti, senza pensarle? Oppure hai cercato delle cose per salire emotivamente di colpi ed essere più pronto, più aggressivo? L'allenamento mi è sempre servito e ho sempre cercato tramite quello di prepararmi bene, di usarlo per poter essere sempre più pronto. Se poi parliamo di quel momento, di quell'attimo, di quell'azione, di quei secondi, lì sì, sono... Spesso e volentieri non mi ricordo io come ho fatto le cose, cioè, questo è il problema. Allora sei puro zen. Ma credo di sì a sto punto se collimano le cose, nel senso che credo che per ognuno di noi, quando si è più liberi possibile in testa, ci si possa esprimere nella maniera migliore. Questo sicuramente. Quindi adesso siamo arrivati al secondo segreto, coordinazione e serenità. Sono le due chiavi della tua capacità di stare al vertice per così tanto tempo. Più che serenità penso sia quasi un vuoto mentale. No, d'accordo, sì. È la stessa cosa, intesa che, in due modi. Che puoi trovarlo anche in un momento di totale confusione o di non serenità attorno a te. Ho un'ultima cosa da chiederti, ma ne volevo riprendere un'altra. Perché mentre ti sento parlare alcune cose mi vengono in mente. Penso che tu abbia seguito la campagna elettorale di un tuo compagno di nazionale, avversario di 100 partite, Demetrio Albertini. Politicamente insufficiente per poter contrastare la struttura tradizionale, diciamo, l'ancien régime del calcio. È arrivato o arriverà il momento che i calciatori potranno avere qualcosa di più di un semplice potere consultivo e dire: io, presidente federale, che ho vinto X scudetti, ho giocato X finali di Coppa del Mondo, sono in grado anche di gestire politicamente il sistema senza perdere da dove vengo, cioè dal calcio, quello vero, quello che si gioca veramente? E tu saresti pronto? Io credo e spero di sì, per quanto riguarda quel giorno che una persona molto coinvolta e ex calciatore all'altezza possa prendersi quel ruolo. Platini lo è per l'UEFA e quindi questo mi sembra un segnale molto importante. Vedo che altre federazioni adottano questa situazione e mi auguro che possa accadere, senza nulla togliere a chi è stato o chi sarà un non calciatore in questione, ma perché ci sono tanti piccoli aspetti che effettivamente, avendo vissuto il calcio, li puoi pesare in maniera diversa. E quando si viene qui, in certi sensi dall'altra parte del mondo, anche su un caso di grande attualità per il nostro paese, com'è la questione dei Marò, e sappiamo che ci sono state delle voci contrarie al tuo venire fino qua, venire a contatto con l'altro lato della storia o i diplomatici italiani che ci sono qua, è un vero e proprio allargamento di prospettive che ti dà una visione più ampia, che poi ti permetterà, quando tornerai indietro, di pensare anche da dirigente? Credo proprio di sì, credo che fare esperienze nuove, se sei nello spirito giusto di poterle fare, ti possono regalare solamente la possibilità di conoscere di più, allargare di più la tua mente ed essere più pronto poi a riaffrontare delle cose che prima le vedevi solamente in un modo, da un punto di vista, adesso le vedi da più punti di vista e quindi hai un quadro molto più ampio, no? La fotografia è molto più ampia e allarghi le tue vedute. Cioè, mi auguro che anche questa esperienza, come è stata a Sydney, mi possa regalare questo e quello in futuro. Per quanto riguarda i due ragazzi, i due Marò, nutro troppo rispetto per la sofferenza delle famiglie, soprattutto di loro due, per poter dare un giudizio all'altezza di questa incredibile situazione. Sono qui come ambasciatore della Lega, come praticante dello sport che amo e come tale voglio viverla e non vorrei mai che lo sport portasse a una divisione o che lo sport fosse strumentalizzato in questo senso o in un altro, ma che venisse vissuto come sport e come passione. Ovvio che sono qui da italiano e mi auguro che questa vicenda possa finire il più in fretta possibile, nel migliore dei modi per questi due ragazzi e nel modo più giusto. L'ultima domanda che ti voglio fare è una domanda che è legata al luogo. In India la vita non termina mai, siamo nel luogo della circolarità.
E quindi ti chiedo, proprio perché non lo è, almeno il tuo epitafio calcistico, come vorresti essere ricordato quando finirà questa parte del cerchio? Che quindi non finisce mai, ovviamente. Da piccolo volevo dimostrare che il più piccolo poteva diventare il più grande. Questo ce l'ho ancora dentro e ringrazio di averlo ancora dentro, perché mi dà la forza di affrontare anche esperienze o situazioni molto più grandi di me, ma di affrontare con una grande energia. Non so se vorrò essere ricordato così, non lo so. In realtà alla fine penso di sedermi un po' lontano, distaccato dall'alto e guardare quello che accade. Ma lo vedi, Ale, che è ancora tutto circolare? Abbiamo iniziato dalla timidezza, che non è una debolezza, e finiamo ancora lì, ovvero sia che alla fine il più piccolo può trovare un suo modo di stare al mondo. E ormai siamo in zona 40, Ale, bisogna venirne a farsene una ragione. E non è la media punti di Michael Jordan in gara 7. Bravo, no? Bravissimo, si vede che sei preparato. Quindi avevo pensato di farti un regalo. Non è un regalo come gli altri, non so se hai notato che in quasi tutti i ristoranti, le case degli indiani c'è questa meravigliosa divinità che è il Ganesh, metà uomo e metà elefante, perché Shiva, quando lo rimette in vita, sceglie il primo animale che incontra, è un elefante, e lo mette. È il dio indiano che apre tutte le porte e ti auguro di aprirne da qui alla fine dei tuoi momenti importanti ancora altre, perché veramente... Ogni volta che ti incontro è abbastanza interessante, perché hai un tuo modo di stare al mondo, non è necessariamente il mio, ma lo ammiro. Grazie, Ale. Ti ringrazio per questa chiacchierata. E... Dai, smetti, Ale, però. Rivediamoci presto. Dai, vieni, stai, che ti invito a cena, paghi tu, sei 40, comunque vieni. Va bene.